In questo video andiamo a trattare la prima definizione di quello che è il concetto di vettore andando e passando attraverso il concetto di lineare dipendenza o indipendenza al fine di costruire altri elementi che sono le matrici e vedremo cammin facendo. Come si applica, no? Come si applica meglio questo concetto di dipendenza lineare o indipendenza lineare alla matrice. Bene. Vettore, bene, dati due punti, chiamiamo A. Esiste sempre e comunque un vettore che congiunge i due punti. Chiameremo tale vettore B meno A. Forse si è più usi all'utilizzo di un'altra forma, il vettore cosiddetto AB. In ogni caso si osserva come il B meno A presenti le lettere capovolte rispetto alla B, quindi B meno A e non A meno B. Good. Perché è molto facile e intuitiva questa forma algebrica? Scrivere il vettore perché date le coordinate dei punti, ad esempio A pari a 10, 3, 2, e B pari a 5, 8, 1, ebbene se ci fosse una qualche difficoltà a scrivere a B, certamente non si ha difficoltà a scrivere B meno A. Perché B meno A è un vettore che ha per componenti, a differenza delle componenti di B, meno le componenti di A. 5 meno 10, 8 meno 3, 1 meno 2, ovvero il vettore AB ha componenti meno 5, 5, meno 1. Ripeto, a scrivere direttamente AB uguale, meno 5, 5, meno 1, si avrebbe avuto una qualche difficoltà. La notazione B meno A risolve tutti i dubbi. Ora, a partire dal semplice vettore, si possono definire alcune operazioni tra vettori. Prima operazione è l'operazione di somma. Dunque andiamo dapprima da A a B e poi successivamente da B a C. Questo è il concetto di somma. Compiere successivamente spostamenti successivi, ripeto, da A a B e poi da B a C, costruendo due vettori, l'uno detto B meno A o AB e l'altro detto C meno B o BC. Ebbene, in termini di equivalenza, vettoriale, equivalenza, vettoriale, il vettore somma è equivalente alla somma dei vettori. L'equivalenza si esprime col fatto di partire dallo stesso punto e arrivare allo stesso punto. Eccolo qua. Quindi va da C. Da A a C, dunque il vettore è C,
meno A, ma ripeto, la somma dei due vettori è equivalente al vettore somma, cioè si parte dallo stesso punto e si arriva allo stesso punto. La cosa è vera in modo, direi, marcante anche da un punto di vista algebrico, cioè anche non andando a disegnare fisicamente i vettori. Ecco, la comodità di questa notazione algebrica, del resto siamo in geometria algebrica, non siamo in geometria euclidea o non euclidea, altri tipi di geometria, geometria proiettiva. Siamo in geometria algebrica. Dunque, se sommiamo, diremo letterariamente B meno A più C meno B, il B col B si semplifica e ottengo C meno A. Quello che ho disegnato, AB più BC uguale a C. Ma notare come algebricamente il discorso torna. B meno A più C meno B uguale C meno A. Il vettore somma ha per componenti le somme delle componenti dei vettori. Quindi se abbiamo B1 di componenti 1, 2, 3, V2 di componenti 4, 5, 6. Ebbene, V1 più V2, vettore somma, pari alla somma dei vettori, ovvero 1,2,3 più 4,5,6 uguale per la proprietà di linearità, sommiamo componente a componente, dunque sulla x sommiamo 1 più 4, sulla y 2 più 5, sulla z 3 più 6. Vettore somma ha per componenti la somma delle componenti lungo x, lungo y e lungo z dei due vettori. Quindi in questo caso 5, 7, 9. Ora, a vedere il vettore scritto così, si avrebbe una qualche difficoltà a tracciarlo. Nel senso, da dove parte? V1 più V2. Certo, abbiamo disegnato, beh, per tagliare corto discorso. E partendo, ben inteso, dal significato di questo 5,7,9, come possiamo scrivere 5,7,9? In un modo particolare. 5i più 7j più 9k. IJK sono tre vettori di forma di lunghezza unitaria, rispettivamente lungo x, lungo y, lungo z. Ovvero questi tre vettori di lunghezza unitaria esprimono la direzione di x, la direzione di y, la direzione di z. Quindi cosa vuol dire 5, 7, 9? O meglio, 5i più 7j più 9k significa mi sposto di 5 lungo x, ad esempio così, e poi mi sposto di 5
lungo y, y di 7, scusate, lungo y, e poi da ultimo mi sposto di 9 lungo z. Ho svolto degli spostamenti successivi, 5 lungo x più 7 lungo y più 9 lungo z. Ebbene, per l'equivalenza vettoriale, partendo dall'origine e andando a chiudere sul punto finale, abbiamo il vettore risultante della somma di questi tre vettori. Dunque, il vettore 5, 7, 9 parte dall'origine e va al punto 5, 7, 9. Del resto, l'origine degli assi, che coordinate ha? L'origine ha coordinate 0, 0, 0. Quindi il vettore appena accennato, chiamiamolo V doppio, i componenti 5, 7, 9, ha anche componenti 5, meno 0, 7, meno 0, 9, meno 0. E cioè, secondo la notazione algebrica prima specificata, questo meno 0, questo P meno 0 significa che sono partito dall'origine e sono arrivato a P, muovendo di 5 lungo x, di 7 lungo y, di 9 lungo z. Dicevo di IJK, vettori di lunghezza unitario. Ecco, i vettori di lunghezza unitaria si chiamano versori. Versori, quindi I è il versore di X dell'asse X, J è il versore dell'asse Y, K è il versore dell'asse Z. Come possiamo scriverle in componenti? I avrà componente 1 lungo x e 0 nelle altre due direzioni. J avrà componenti 0, 1, 0, cioè componente unitaria solo lungo y. E infine K avrà componente di lunghezza unitaria solo lungo z. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Very good. Quindi, partendo dall'origine, identifichiamo il punto, e dunque il vettore congiunge l'origine col punto P e il vettore OP. Si può arrivare al punto P attraverso una serie di spostamenti successivi, prima lungo x, poi lungo y, e poi lungo z, cioè si percorre una serie di spostamenti, una somma di spostamenti successivi, e stiamo parlando di somma di vettori. Non c'è solo la somma di vettori. Una precisazione: questo vettore che adesso disegno, così indicativo, che va da P ad O, e ha una certa direzione, in realtà è un vettore applicato nell'origine, ma fa parte di una famiglia più ampia di vettori aventi tutti la medesima direzione, ma non applicati in O. Ecco, questa famiglia di vettori tutti paralleli tra di loro si chiamano famiglia di vettori liberi. Quindi uno solo di questi vettori liberi sarà il vettore applicato in O, precisamente il vettore OP. Dunque, cosa indica un vettore? Un vettore indica che
principalmente una direzione. Tutti questi vettori liberi hanno un'unica direzione. Hanno anche, in modo particolare, tutti un certo verso, hanno tutti la medesima lunghezza, quindi direzione, direzione è la retta lungo la quale ciascun vettore giace. Il verso, nel caso di OP, va da O a P. Quindi hanno una certa lunghezza, in più, se il vettore è applicato, c'è anche un punto di applicazione. Quest'ultima caratteristica è tipica dei vettori applicati. Ora ho commesso una parziale inesattezza parlando di lunghezza, cioè capiamoci, è vero che un certo vettore ha una certa lunghezza. La lunghezza però viene per lo più indicata con il termine modulo. Come si calcola il modulo di un vettore? Allora, si è dato il vettore V, componenti 1, 2, 3. Il modulo di V si indica con una doppia stanghetta verticale, talvolta in fisica si indica anche con un V senza la freccia superiore, ed è la radice quadrata della somma dei quadrati di tutte le componenti, quindi 1 al quadrato, più 2 al quadrato più 3 al quadrato, che mal contate fa 9 più 15, 9 più 5, radice di 14. Se volessimo a questo punto calcolare il corrispondente versore, dovremmo ottenere un vettore avente la stessa direzione ma modulo unitario, quindi essendo il vettore V lungo radice 14, dividendo tutto per radice 14, ottengo una lunghezza unitaria, quindi 1, 2, 3, tutto diviso radice 14, che fa 1 fratto radice 14, virgola, 2 fratto radice 14, virgola, 3 fratto radice 14, cioè in formule il versore di V vale il vettore V diviso il suo modulo. Ok? Quindi vettore, versore. Non c'è solo poi l'operazione di somma, ma anche quella di differenza. Ora, la differenza ha bisogno della definizione di un particolare vettore, che è il vettore opposto. Vettore opposto. Devo poter fare in geometria una semplicissima operazione. Sono partito dicendo dato A e dato B esiste un unico vettore che li congiunge, cioè mi sono spostato da A a B. Ora la geometria deve permettermi anche di rimanere nello stesso punto, cioè andato da A a B sostanzialmente di ritornare da B ad A. Quindi se andavo da A a B con il vettore B meno A, vado da B ad A col vettore A men B. Allora diciamo che A men B è il vettore opposto a B meno A,
cioè anche algebricamente è meno bimena. AB è il vettore opposto di bimena. A cosa serve? Abbiamo visto il vettore opposto a giustificare il fatto che devo poter rimanere esattamente nel punto in cui inizialmente mi trovavo. Del resto, se sommo A meno B più B meno A, cioè percorro prima il vettore AB e poi il vettore BA, da un punto di vista algebrico A si semplifica con meno A, meno B con B e ottengo il vettore nullo, semplificato tutto. Il vettore nullo chi è allora? È un vettore anzitutto che ha tutte componenti nulle, 0, 0, eccetera. Il vettore nullo è un vettore di lunghezza 0, quindi il modulo del vettore nullo vale esattamente 0. E dato un punto, il vettore nullo mi fa rimanere in quel punto lì. Cioè è un vettore di lunghezza 0 e qua la domanda sarebbe un po' filosofica e un po' cattiva. Qual è la direzione del vettore nullo? È la direzione di un punto non ha direzione, o meglio, nel rimanere nello stesso punto posso persino immaginare di rimanervi lungo una qualsiasi direzione. E quindi, essendo possibile qualsiasi direzione, non ce n'è nessuna. Quindi il vettore nullo non ha direzione, o meglio ce le ha tutte, o meglio ancora il vettore nullo è un punto. È un vettore che degenera in un punto. Allora, chi è la differenza di due vettori? È una somma, cioè scrivere AB meno CB, AB meno CB, significa scrivere B meno A meno C meno B. Cioè più B meno C, più C meno C meno B. Ok. Chi è meno C meno B? È il vettore opposto a BC. Stessa direzione e verso opposto. Cioè, mentre il vettore somma andava da A a C, il vettore di differenza va sempre a C, notare, chiamiamo questo C'. In ogni caso, questo è il vettore somma, quest'altro è il vettore differenza. Quindi, fare la differenza di due vettori significa sommare un vettore con l'opposto dell'altro. Quindi anche la differenza è in realtà un'operazione di somma. Nei prossimi video, se l'esperimento risulta sufficientemente chiaro, mi inoltrerò in quello che è la serie dei prodotti tra vettori, cioè mentre tra numeri esiste uno un solo prodotto, tra vettori ve ne sono classicamente tre. Vi accenno. Il prodotto scalare
si indica con un puntino il prodotto scalare di due vettori V1 per V2 è un numero, è uno scalare, quindi può valere 10, 100, 8, radice 3, è un numero. Il prodotto può essere anche di tipo vettoriale. Si indica con una V rovesciata oppure con un per macroscopico. Allora, il vettore prodotto vettoriale, quindi V1, prodotto vettoriale V2, è un terzo vettore, non è un numero, perpendicolare ai primi due. Immaginiamo di sovrapporre V1 a V2, di avere un cacciavite in mano, ebbene svitiamo perpendicolarmente, quindi svitiamo, ci spostiamo verso l'alto, V1 vettore V2 è un vettore perpendicolare sia a V1 che a V2, cioè perpendicolare al piano che li contiene, converso secondo la regola della mano destra oppure secondo la regola del cacciavite, immaginando di sovrapporre V1 a V2 con moto circolare. E quindi in questo caso svitando, uscendo dal piano contenente V1 e V2. Quindi è un vettore perpendicolare a entrambi. Il terzo prodotto, il prodotto misto, è un prodotto tra tre vettori, V1 scalare V2 vettoriale V3. Quindi è il prodotto misto, cioè c'è un primo prodotto scalare applicato al prodotto vettoriale tra altri due vettori. Dunque, questo è un prodotto scalare tra V1 e V2 vettoriale V3, da buon prodotto scalare è anch'esso un numero.